benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, dobbiamo andare a fare il refill a queste unghiette qua che hanno ormai almeno 4 settimane abbondanti, ce le hanno. Beh, abbondanti no, 4 settimane. Sono le unghie di mamma, sono abbastanza, come vedete, devastate, perché sapete che comunque mamma lavora con le unghie, fa un lavoro di pulizie dove usa guanti, prodotti, eccetera eccetera. Avevamo usato lo Start Gel Rosé di Emotion Nails e come potete vedere anche voi non c'è alcun sollevamento, quindi il prodotto è veramente veramente ottimo. Sapete che mia mamma ha le unghie difficili, solitamente su di lei vado ad utilizzare Acrygel perché non dura niente, quindi lo Start Gel Rosé è promosso. Adesso procedo come un classico refill, ho già disinfettato le mani, quindi vado a rimuovere il vecchio prodotto. Vi mostro come sempre come rimuovo un'unghietta. Aspettate che cambio i giri della presa. Ok. Andremo a fare un French muretto, quindi non in superficie. Dato che anche mi è stato richiesto molto, vi mostro come andarla a realizzare su un'unghietta naturale. Procedo come sempre con lo spingicuticole in modo delicato. Tiro indietro tutte le cuticole, le sue in particolar modo sono belle attaccate. Questa punta che vedete l'ho acquistata su il sito di Matrioska Nail. È molto piccina, ci sono comunque varie dimensioni e mi aiuta a spostare bene tutte le cuticole. Vedete, vado bene anche nel vallo, così me lo apro bene. Vi mostro, ragazze, sto andando a rimuovere con questa punta le cuticole in modo delicato, non vado sull'unghietta ma lavoro appunto solamente, scusate, sulla zona della cuticola, vedete? Vado piano piano e lei viene via. Quindi non vado ad utilizzare la forbicina in questo caso. E poi lo passo anche nei laterali che mi consuma un po' le callosità. Se ci sono pellicine, vado a rimuoverle con la punta, vedete? Vado adesso a opacizzare tutta la lamina con il mandrino grana 240. Deve andare molto basso, mi raccomando. Ok. La passo anche sulla struttura che avevo prima, in modo, come dico sempre, da portare tutto livellato, deve essere tutto bello liscio, senza scalini. Dobbiamo avere una bella superficie dove andare poi a lavorare. Una volta opacizzate le unghiette, vado a passare il cleaner 3 in 1 che mi aiuta a preparare benissimo la superficie dell'unghia e sto attenta proprio a passarlo bene anche nei valli laterali. Devo proprio entrare per ripulire perfettamente dalla polvere, vedete? L'unghietta deve risultare completamente pulita. Vado adesso a mettere nel prep, anche se in realtà il primer mi aiuta già molto, però io lo vado a mettere lo stesso. Primer non acido che tampono e sto sempre attenta
a non farla andare sulla pelle. Vado adesso ad usare la base, questa qua della Global Fashion, la Strong Rubber, che è ottima sia come base per semi permanente ma anche come base appunto sotto a gel o acrygel, e vado a prendere poco prodotto sul pennellino e vado a fare un bel massaggino avanti e indietro sull'unghia e lo porto giù. Questa base è formidabile, ve la straconsiglio. Sto andando a fare il muretto con il cover acrygel Cipria. Deposito una piccola quantità e inizio a lavorarlo. Calcoliamo sempre la lunghezza che sarà la nostra unghietta e in base alla lunghezza andiamo a creare il muretto. Non andiamo a fare troppa French rispetto all'unghia, altrimenti non risulta bella. Solitamente il French occupa sempre circa un terzo dell'unghia. Vado a crearmi bene lo spazio anche laterale e centro bene il mio sorriso. Se toccate sempre pulire o con un bastoncino d'arancio oppure stesso col pennellino che stiamo utilizzando, magari prima di andare in lampada lo passiamo tutto intorno così siamo sicure di non aver toccato. E appena siamo soddisfatti io vado in lampada. Ok ragazze, ho finito di fare il mio muretto con l'acrygel Cipria. Adesso sgrasso e vado a limare per avere un sorriso il più perfetto possibile. E vi mostro come. Inizio con la lima, quindi vado ad abbassare il punto del mio muretto anche lateralmente che ho abbassato. Quello che vado a fare è limare perfettamente per perfezionare il sorriso. Quindi limo bene i baffetti, limo bene la punta. Mi posso aiutare anche con una punta per la fresa, magari di quelle un po' appuntite e coniche, per andare a pulire bene il vallo qua e fare perfettamente i baffetti. Ok ragazze, ho finito di limare i miei muretti. Adesso vado a mettere sulla cartina un pochino di questo colore che è il 320 della Global Fashion, che è questo viola tutto sbelluccicoso. Aspettate che vi avvicino la luce, magari si vede un pochino meglio. Ok. Vado a metterlo qua. E lo mischio con
un costruttore trasparente che potete scegliere voi se utilizzare in questo caso ancora Acrygel, quindi un Acrygel Clear, oppure se andare a utilizzare gel. Comunque sia, gel e Acrygel sono del tutto compatibili, quindi non crea assolutamente alcun problema utilizzarli in combo. Possiamo anche andare ad aggiungere paillette, glitter, quello che vogliamo. Vedete? Così otteniamo, scusate, un costruttore colorato. Ok, sono andata a delimitare, come vedete, i contorni con il colore. E adesso appunto vado col costruttore a riempire tutta la zona del French. Sto attenta a posizionarmelo anche bene nei baffetti, nei laterali, insomma devo riempire tutto quanto il French. Avendo utilizzato io un gel ad alta densità, mi aiuta anche molto a ricostruirmi se non ho qualche angoletto, quindi mi aiuta a fare la forma, diciamo. Quando sono a posto e sono sicura di aver mandato dappertutto il prodotto, posso andare in lampada. Io faccio le due mani alternate. E vado in lampada. Cambio e faccio uscire l'altra mano. Vedete? Che ho già fatto il mignolo e vado adesso a fare l'anulare e così via. Non fate troppa importanza se per caso andate, diciamo, sul cover, perché tanto poi andremo a limare e anche se avete un pochino sporcato andrà via. La cosa importante però è non far mancare il materiale da nessuna parte. Ok ragazzi, sono andata a fare il French. Adesso vado a limare con la fresa gran parte del prodotto che è in più. Cerco di soffermarmi soprattutto nella zona del French. Ovviamente poi vado anche a perfezionare con la lima. Con la fresa, ovviamente molto delicata e a giri bassi, vado solamente appunto in questo modo, vedete? Elimino solamente ciò che è in eccesso. Ragazze, ho finito di limare le mie unghiette. Se avete bagnate, perché io ho appena spezzato un pochino di cleaner. Adesso vado a girare la mano e pulisco da sotto l'unghietta con la fresa. Quindi vado anche ad assottigliarla. Rendendo l'unghietta perfetta. Ok ragazzi, una volta limata anche da dietro l'unghietta, vado a pulire perfettamente tutte le mani e le unghiette dalla polvere, perché adesso dovrò andare a sigillare e se c'è polvere mi va a rovinare, scusate, il lavoro. Sto andando a sigillare tutto il mio lavoro. Il mio consiglio personale, ragazzi, è quello di non andare poi a buttare, diciamo, il costruttore colorato che vi siete create se vi è avanzato, perché comunque può succedere che durante le 4-3 settimane di, diciamo, crescita,
la cliente torni con qualche problema. Può essere che vi occorrerà il costruttore e voi non riuscite più a riprodurlo uguale, quindi fatene già un pochino in più. Se vi avanza, mi raccomando, non lo buttate assolutamente. Ok ragazze, unghiette terminate. Questa qui è la French. Vi mostro anche l'altra. Quindi io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se vi interessa poi vedere appunto il video refill, magari scrivetemelo giù nei commenti. E nulla ragazze, se siete arrivati fino a qua lasciate giù nei commenti un bel cuoricino viola, un like per supportarmi. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.